Ci siete? Bene, noi ci siamo. E Voglia di Cinema torna anche questa settimana con la rubrica dedicata ai film da non perdere assolutamente al cinema. Oggi parliamo delle uscite interessanti in tutto il mese di novembre. Pronti? Beh sì, sicuramente saprete già che ci sono delle date da segnare sul calendario, però andiamo per gradi e vediamo insieme cosa ci aspetta questo nuovo mese. Il 7 novembre 2013 arriva nelle sale cinematografiche Prisoner, un film per chi ama il genere thriller e non solo. Il protagonista della pellicola deve fare conti con la scomparsa di sua figlia e della sua piccola amichetta. Che fine hanno fatto? La polizia non riesce a trovare nessun indizio e all'uomo non resta che indagare da solo. Sempre il 7 novembre potrete gustare un genere totalmente diverso di film. Parliamo di Machete Kills. Il governo degli Stati Uniti recluta Machete mandandolo in Messico per rintracciare e eliminare un trafficante d'armi che cerca di lanciare un'arma nello spazio. Per chi vuole invece portare al cinema i cuticini, il film che ci sentiamo di consigliare è Plains, in uscita l'8 novembre. Dopo il grande successo di Cars, perché non provare a raccontare ancora delle avventure con i diritti del mafia? Questa volta è il turno di un simpatico aeroplanino usato in agricoltura che ha un grande sogno: competere con i veri aerei. Ok ragazzi, ripensandoci io... Data da segnare sul calendario è anche quella del 14 novembre. Arriva al cinema il film Jobs, che racconta la vita di Steve Jobs, il fondatore della Apple. Le critiche non sono positive in alcuni casi, ve lo dico, però non ci resta che andare al cinema per vedere se Ashton Kutcher merita un buon voto per la sua interpretazione. Vedremo. Per gli amanti degli Avengers, l'appuntamento imperdibile di novembre è sicuramente quello con Thor, The Dark World. Ancora una volta il mondo sarà in pericolo e ci sarà bisogno di un supereroe che possa ridare speranza all'intera umanità. Quando potremo vederlo al cinema? Dal 20 novembre. Il secondo capitolo di Hunger Games è assolutamente imperdibile. Jennifer Lawrence è la protagonista di Hunger Games, la ragazza di fuoco. L'abbiamo lasciata alle prese con i festeggiamenti per la sua vittoria ai giochi. Adesso può tornare a casa, ma non è ancora finita. Una nuova avventura l'attende. Questa volta uscirà indenne? Lo scopriremo. L'uscita è prevista per il 27 novembre. Per quanto riguarda il cinema italiano, parliamo di Fuga di cervelli, una leggera commedia di Paolo Ruffini che parla di 5 amici che falsificando documenti e diplomi riescono a ottenere l'iscrizione niente meno che a Oxford. Le 5 fulgide menti nel tempio del sapere per eccellenza ci faranno sicuramente ridere. L'uscita 21 novembre. Un altro film italiano da non perdere che vi consigliamo è La mafia uccide solo d'estate, l'esordio alla regia di Piff. La storia è una tenera e divertente storia d'amore in cui il protagonista è Arturo, un bambino che nasce a Palermo negli anni 70. Lo potrete vedere nelle sale dal 28 novembre. Beh, un ricco novembre ci aspetta al cinema. E noi aspettiamo come sempre anche le vostre opinioni sul film in uscita. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo alla prossima Voglia di Cinema che vi viene. Ciao!